Science. Femori sintetici, ulne, metatarsi, cranei abbondano in questa piccola fabbrica di San Paolo, Brasile. Sono prodotti che servono per l'insegnamento della medicina, per la medicina veterinaria, l'odontoiatria. Sono fatti di poliuretano, simulano ossa umane o animali. Gli studenti li usano nella pratica per la chirurgia, per esercitarsi con impianti di protesi, per interventi dentali e simili operazioni. È un prodotto che è un prodotto che consente alle persone e ai professionisti di limitare gli errori medici e serve ad esercitarsi al fine di raggiungere una grande maestria, una maggiore precisione negli interventi. Paolo Costa e Silva spiega che la sua fabbrica ha un approccio artigianale, ma consente prezzi bassi e una grande flessibilità. Le ossa sono fatte di materiali riciclabili, che garantiscono prezzi bassi fra i 6 e i 130 euro, quindi consentono risparmi. Vi lavorano 40 addetti che sperimentano nuovi formati e nuove combinazioni di materiali. Tutto questo garantisce una certa flessibilità. Abbiamo un cranio, ma può essere tagliato in varie parti. Abbiamo un femore, ma può essere varo o valgo. Si possono rappresentare diverse anatomie. Naturalmente analoghe officine esistono anche in Svizzera e Stati Uniti, ma quella brasiliana sta crescendo in modo sorprendente.